Allora, Donato, io ho creato il mio nome con il carattere è al 80 mm ed è un Arial normale, 80 mm Arial normale. Adesso metto il mio percorso e metto lavorazione lungo i vettori. Dico che la profondità deve essere 5 mm. Voglio fare un'incisione, non voglio fare una sgrossatura oppure un taglio. Voglio fare un'incisione di 5 mm su una superficie di MDF, legno MDF di 1 cm. Quindi vado a selezionare l'utensile. L'utensile, ti faccio vedere l'utensile, le caratteristiche che gli ho messo. Passo, quindi lui farà una passata. Passo in Z 5 mm, avanzamento 700 mm al minuto, 400 mm al minuto di avvicinamento e 15.000 giri, che io non ho toccato i giri. Poi faccio l'ordinamento, faccio per lettera. Usa in ordine di testo, quindi la prima la E, poi prima la L, poi la E, poi la O, e calcolo il mio percorso. Chiudo il calcolo che ho fatto e mi vado a fare la simulazione. Imposto che la superficie deve essere di 1 cm e mi ha fatto la simulazione. Eccola qua. Quindi viene bene. Poi lo vado a salvare, lo salvo con test G-code ArcsMM. Vedi qua, con questo, diciamo, con questo formato. Lo importo nel percorso e lo salvo. Scrivo Leo test e lo salvo. Lo stesso percorso lo voglio salvare con un altro post processore, uso il G-code. Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. G-code. Uso G-code ARCS MM TAP e lo salvo. E scrivo Leo ARCS e lo salvo. Dopo che ho fatto quest'operazione, chiudo tutto, chiudo anche ArtCam e apro Mac 3 GP. Faccio file load G-code e mi vado a cercare Leo test. Lo sta caricando e lui me lo carica normale. Se io invece gli vado a mettere Leo Arx, vedrai che mi esce questo scarabocchio. Questo voglio capire perché mi esce questo scarabocchio. Mentre con l'altro post processore mi esce la scritta normale. Ecco il mio problema dov'era.